Amici lodatori del sole, bentornati in questo nuovo appuntamento con la rubrica Happy Gamer. Io sono Felice e oggi siamo su un nuovo gioco chiamato Divinity Original Sin, del quale avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni. A tal proposito, vi invito anche ad andare a vedere il live play di circa un'oretta che hanno fatto i miei colleghi Andrea Porte e Francesco Fossetti, dove hanno enucleato alcune delle, appunto, features essenziali di questo gioco. Definendolo appunto Francesco Fossetti da titolo enciclopedico come un gioco coi controcazzi, proprio termine tecnico. E devo dire che per quel poco che ho visto, per non spoilerarmi nulla, dato che questa sarà una blind run, mi sembra davvero meritato questo titolo, perché mi sembra proprio un bel gioco che riesce a fondere bene elementi classici con elementi moderni per dare via un'avventura, direi, molto buona. Ma bando alle ciance, andiamo subito a cliccare su New Game, ovviamente single player. E mi dispiace solo del fatto che il gioco non sia localizzato in italiano, quindi almeno per il momento dovremo accontentarci dei dialoghi in inglese, ovviamente, ma anche dei sottotitoli in inglese. Cercherò comunque per quanto possibile di mediare un po' tra le due cose, cercando comunque di farvi rimanere il più partecipi possibile. Allora, qui da subito ci vengono presentati i due personaggi che andremo a utilizzare per tutta l'avventura, infatti i protagonisti saranno due. Iniziamo subito da una personalizzazione base, non mi dilungherò molto. Allora, diamo il nome al nostro personaggio maschile, lo chiamerò Fade, e alla nostra protagonista femminile diamo un altro nome, la chiamerò Asuna, in onore di Sword Art Online, dato che anche un po' ci assomiglia già così di base. Allora, per la classe del personaggio maschile sceglierò un mago, che non è il Witch, ma è questo, perché ci sono molte classi e sono lievemente differenziate tra loro con un'ottima caratterizzazione. Mentre la nostra Asuna, ovviamente, per rimanere coerenti con un'Asuna di Sword Art Online, sarà un Knight. Facciamo una personalizzazione proprio basilare, lascerò le impostazioni così. Qua ci vengono chieste le tre skill di start che vogliamo utilizzare. Abbiamo Midnight Oil che crea una superficie di olio nel terreno e la lasceremo. Poi abbiamo Flare che è un incantesimo di fuoco che combineremo con Midnight Oil per fare delle cose bellissime. E poi c'è questo Poison Dart che non, così a naso non mi convince tantissimo, lo sostituirò con questo Summon Pet, che ci permette di evocare un ragno, una sorta appunto di compagno nelle battaglie, a un costo comunque abbastanza ampio. Ok, per il resto vabbè, gli do giusto adesso qui una minima caratterizzazione fisica. Vediamo un po', siamo leale, la voce del mago va benissimo, colore della pelle, testa va benissimo questa. Capelli, li mettiamo dei capelli un po' più da mago. Ah, lasciamoglieli così e glieli mettiamo magari di un colore magoso tipo questo che somiglia a Sephiroth. Viva Sephiroth! E seguite la serie su Final Fantasy VIII, mi raccomando. Qua dobbiamo scegliergli l'intimo, sarei tentatissimo di metterò questo, sì, guardate quanto è bello. E direi che per lui è a posto. Ora rapidamente Asuna, direi che le skill, diamo un attimo un'occhiata, qualcosa che magari dia anche del supporto al mago. Allora, questa ci permette di scattare in avanti. Cure Wounds, ecco, che è quella che avevo in mente per curare. Ce l'abbiamo già equipaggiata ed è questa qua nel secondo slot. Queste cosa fanno? Questa ruota con la propria arma, Spin to Win. Scusate la zanzara, l'ho ammazzata. Sono un maestro, oltre che essere maestro del gaming ho anche ucciso la zanzara. Punti esperienza. Dicevo, ci permette di fare Spin to Win tipo Garen di League of Legends. E direi che però potremmo. Questo Encourage cosa fa? Boost, fa un boost alla forza, all'intelligenza. Direi che potrebbe andare tutto così. Mettiamo anche lei leale. Mettiamo voce da guerriero va benissimo. Il colore della pelle anche. Testa idem. Capelli. Mi metto dei capelli un po' più da Asuna così, il colore direi che va benissimo e la parte del sottovesti, la più sexy direi questa. Ok, perfetto, ecco magari non c'entra molto qua il ritratto, ecco così c'entra un po' di più. Bene, basta, direi bando alle ciance, iniziamo subito il nostro Fade e il nostro Asuna e buttiamoci nel bellissimo mondo di Divinity. In the days of old, the Qua c'è sorcerers of subito Rhythm una cutscene che non so perché lagga, non chiedetemi il healed the wounded. Through a perché. great power
called Source. E seguiamo la storia. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Rivellon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. GGVP all'Arian Studios per il titolo, ottimo, che hanno fatto solo con il crowdfunding. E proprio GGVP. Rise and shine, Master Source Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them gulls? Means we're close to shore. I don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Sycile. Nowhere safe anymore. Here they are, Captain, sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear. Molto pirati dei Caraibi. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships. Navi di orchi. They're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can. And drop you off on the beach. Quindi dovremo passare per la spiaggia. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, source hunters. May the luck of the gods be with you, sorcerers. Mi invito anche ad assaporare la colonna sonora di questo gioco, che è fatta davvero bene ed è molto molto bella, in pieno stile fantasy, e devo dire che la apprezzo. Bene, ma adesso iniziamo, buttiamoci direttamente nell'avventura. Eccoci qua, questi sono i nostri due personaggi, questa è l'interfaccia di gioco, vedete, abbastanza basilare. E io come sempre sono raffreddato, ma siete abituati. E niente, che dire, col tasto sinistro del mouse ci spostiamo, possiamo cambiare il personaggio tra virgolette principale. E insomma, dicevo, col tasto sinistro del mouse ci possiamo spostare. Qui abbiamo i due ritratti dei personaggi e in basso vedete le skill equipaggiate adesso in modo random, appunto quelle che vi ho fatto vedere all'inizio: flare, l'olio, il pet con i ragni, eccetera eccetera. E in alto a destra la classica minimappa, che non può mai mancare in un buon gioco di ruolo. Bene, proseguiamo e vediamo un po' che cosa ci attende. Sì, abbiamo compagnia di orchi in questo posto. Proseguiamo di qua. E un cadavere. Cosa fa qui da solo? Forse muore. Se premiamo Alt, ecco, ci vengono mostrati appunto gli oggetti che possiamo raccogliere. In questo caso ce ne freghiamo abbastanza della conchiglia, però la rain scroll, sinceramente. Hai trovato una pergamena magica, con la quale puoi castare una magia che non hai imparato. Insomma, abbastanza classico anche nei giochi di ruolo, insomma, è un classico che ci sia questa cosa qua. Vediamo se posso equipaggiarla, eccola qua, vedete, ce la mettiamo qua. Perfetto, ce la teniamo lì in caso di necessità. Ancora abituarmi un attimo a farli muovere, perché è un po' una cosa strana. Non è come Diablo, Torchlight, c'è piccole differenze che comunque noteremo adesso nel gameplay. Qua sembra che qualcuno ci sia venuto a trovare. Questi brutti tizi sembra che non siano molto felici della nostra presenza, e quindi adesso verremo introdotti al primo combattimento. Che ovviamente non faranno loro, perché sono dei cagasotto. E invece ci evocano, guardate qua. Ci evocano dei Cursed Servant e un Cursed Lieutenant. Allora, qui ci spiega le basi del combattimento, che ora vi annuncerò io rapidamente, proprio in poche parole. Allora, praticamente viene selezionato il personaggio a seconda del turno, come potete vedere qui in alto, vedete Fade, Asuna e poi tutti i loro nemici, e compare questa sorta di cursore,
E il parametro che dobbiamo tenere a mente durante il combattimento sono questi pallini verdi, che sono gli action point, i punti azione. Ogni cosa, dallo spostarci a, penso anche utilizzare una pozione, esatto, a il castare ovviamente magie e skill, consuma action point. Vedete, spostandomi qua consumerò 2 action point, qua diventano 3, 4, 5, fino al limite che consiste nell'arrivare appunto qua. Ovviamente anche attaccando un nemico consuma action point. Stessa cosa vale, vedete, per gli incantesimi, che consumano tutti una differente action point, che è oltretutto scritto anche nella descrizione. Vedete, usa 7 action point, 4 action point, eccetera eccetera, pergamena compresa. Gli action point che non usiamo in un turno vengono ovviamente accumulati per il turno dopo. E direi che questa è più o meno l'ossatura base di quello che dobbiamo sapere per iniziare. Voglio subito mostrarvi una delle feature più belle di questo gioco, ovvero la capacità di interagire con l'ambiente e fondere le spell. Abbiamo questa spell che si chiama Midnight Oil, che crea una superficie di olio sul terreno, che vedete rallenta i personaggi e può essere bruciata, infiammata. Quindi vedete, cliccando sulla spell parte la modalità di caricamento di questa spell, vedete, di tipo cos'è, aria, terra, non l'ho bene capito. E selezioniamo la zona in cui vogliamo castarla, qua, così riprendiamo tutti. E oppa, vedete questa bellissima chiazza d'olio per terra. Questo è il segnale di slow sui nemici, vedete che infatti c'è slowed. E adesso, se avessimo abbastanza action point per castare Flare, che come vedete fa danni di tipo fuoco, potremmo incendiare la pozza, ma per ora finiremo il turno e conserveremo gli action point. Ora è il turno di Asuna. Asuna ha 3 skill, una di cura, vedete, che cura immediatamente il personaggio vicino di 53 di vitalità. Questo che è una sorta di rush in avanti per attaccare il nemico. E poi questa sorta di boost, questo buff che dà in forza, dexterity e intelligenza al proprio team. Io direi che, evitando di avvicinarsi alla chiazza d'olio, perché abbiamo intenzione di darle fuoco, usiamo appunto il buff. Guardate comunque che bella anche la cura nelle animazioni. Usiamo il buff. Oppa! E ci mettiamo in fine del turno. Abbiamo preservato the action point e il nemico a quanto pare non ha fatto nulla. Forse anche grazie allo slow, non lo so sinceramente. Adesso viene il bello. Prendiamo la nostra magia Flare. E appunto ad arco selezioniamo il centro qua della chiazza e oh, guardate, spam, bellissimo, vedete, proprio il terreno si è infiammato, vedete, continua ad essere infiammato. Quindi se ci passiamo sopra dobbiamo stare attenti, perché prenderemo danni esattamente come lo sta prendendo il Cursed Lieutenant, vedete, che è in status load per l'olio e status burning per le fiamme. E notate anche la bellezza dei nemici, che sono un po' più stionati anche i loro resti. E niente, che dire, adesso possiamo attaccarlo con i punti rimanenti, con la Staff of Magus, che è praticamente l'attacco base. Vedete che bello, wii wii wii. E... oh, mi sa che è troppo lontano, quindi niente, ci spostiamo, no, non serve spostarsi sinceramente. Facciamo fare tutto ad Asuna. Però Asuna fino qua non può fare nulla, quindi evitiamo le fiamme e ci spostiamo qua, magari non cliccando sulla chat. Ok, ci spostiamo qua e lasciamo perdere. No, oddio, abbiamo preso fuoco, guardate, abbiamo preso fuoco. Spostati. Vedete che comunque anche dopo la fine della battaglia, comunque la pozza resta infiammata per un po'. Quindi bisogna stare attenti, assolutamente. Questo gioco, vedete, ora è terminata, giustamente. Vediamo se ci sono cose da raccogliere. Allora, qua c'è una plate armor. E basta. Allora, apriamo l'inventario. Questa plate armor penso che sia giustamente per Asuna, ma possiamo semplicemente passandogliela andando sull'inventario di Fade, tasto destro, e send to Asuna. Ci spostiamo nel suo inventario e la possiamo equipaggiare, così aumenteremo... Aspettate, mi sposto un attimo perché voglio farvi vedere che ovviamente, dato che è un gioco serio, cambia anche la... vedete, cambia ovviamente anche l'armatura, non come quei giochi addirittura magari di grandi P, che dove non cambia assolutamente nulla. Però scusatemi, ma il raffreddore mi chiama, arrivo subito. Sono una povera persona che
deve fare gameplay mentre muore. No, non è vero, lo faccio perché mi va. E poi perché sono sempre raffreddato, lo sapete. Ok ragazzi, proseguiamo. Andiamo un attimo a esplorare di qua se c'è qualcosa. Mi pare di ricordare che ci fosse qualcosa. Ok, qua ci dice che dobbiamo proseguire dal lato opposto per entrare nel dungeon del tutorial. Di qua, se non sbaglio, c'era qualcosa tipo un waypoint, esatto. Questi qua sono proprio, come dice il nome, classicissimo waypoint, dove ci vai e puoi trasportarti nei waypoint che hai già incontrato. In questo caso ce n'è uno solo, che è questo, Cisil, Saizil Beach South. E quindi basta, non gironzoliamo oltre e dirigiamoci subito verso il continuo del dungeon. Oltretutto mi informo che da questo punto in poi sarà totalmente una blind run, perché non ho proprio totalmente idea di cosa succeda. Di qua c'era per caso qualcosa? Non lo so, ma noi in ogni caso proseguiamo nel dungeon, che è di qua, vedete, Ancient Stone Gate. Andiamo. E c'è, ho notato che la nostra asta fa anche luce, notare. Non mi trovo molto bene col comando, nel senso che muovendomi, vedete, mi riporta sempre la telecamera sul personaggio. Qui c'è una bomb pile che non contiene assolutamente nulla. E vi invito a notare la cura grafica, comunque, per essere un gioco non di grande IP. Vabbè, che sia rotto lo notavo anche da solo. Se possiamo romperli, no, sono vuoti, non c'è nulla. Però qua c'è una chest. Allora, questa chest non sembra molto solida. Prova a romperla usando CTRL e click per attaccare. Ok, tipo magica per capirci. Proprio cattivo. Fa pure la piroetta. Aspetta che voglio rivederla. Sono un ballerino. Bellissimo. Abbiamo trovato una flare scroll, che c'è. Flare è già un nostro incantesimo, quindi non mi sembra. Mi sembra un grande affare. Bene, proseguiamo. Ok, vediamo un po'. Qua sono cose da rompere, ovviamente. Allora, puoi muovere gli oggetti by dragging, click and hold. Ah, non lo sapevo. Così. Oddio, telecinesi, Son Goku. Stupendo. Possiamo anche romperli magari. No, però li possiamo aprire. Bene, proseguiamo. Careful. There's a mine in the middle of our path. Una mina. Must have an interest. Perché c'è in un GDR c'è una mina moderna. Allora, c'è una mina davanti. Puoi attivare la mina attaccandola con un'arma a distanza o lanciandogli qualcosa. Beh, noi armi a distanza non ne abbiamo perché siamo un mago e... Però possiamo lanciargli un barile. Vediamo. Mamma mia, oddio vado a fuoco. Oddio vado a fuoco, attenzione. Magari Asura, se non ci passi proprio sopra, mi fai un piacere. Ok, vediamo un po'. Scusate ragazzi, non la sopporto sta telecamera che si muove così. Perdonatemi davvero se lo faccio, ma non la sopporto. Devo cercare se c'è un modo per toglierla, eh. Scusate. Allora, difficoltà, dialoghi. Vediamo se per caso qua c'è. Unlock rotation, quick save. Mi sa che non c'è. E mi sento una persona tristissima. Pazienza, me la tengo così. Massimo guarderò poi offline. Da che parte andiamo? Non lo so, andiamo di qua. Possiamo rompere qua. Però abbiamo fatto 5 di danni al vaso, OP. Qua non sembra esserci nulla di... Ah, c'è una chest, rompiamola, questa si può. Madonna, che cos'è? Ok. Non era una chest come quella di prima, ma serve un grimaldello. Che è qui, è qua. Cioè, notare, proprio davanti. Ok, hai trovato un lockpick. Ok, vediamo un po'. Ok, come facciamo a equipaggiarlo? Ah, probabilmente devo equipaggiarlo. Vediamo un po'. Mettiamolo qua. Sì, esattamente. E qua che smaneggia. E abbiamo trovato dentro una poison arrow.
Però il problema è che non abbiamo un arco, quindi... Magari poi daremo un arco ad Asuna più avanti, se possiamo acquistarne uno, non lo so. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth. Sì, infatti il fatto che qua ci sia una tomba non mi sembra una cosa molto favorevole, ho un po' paura. Cosa c'è dentro? Old parchment. Andiamo un po'. Allora, dobbiamo aprire l'inventario e la troviamo qua. Read. Allora, tend the grates in the antechamber before moving to the inner rooms. To proceed, stand very close to the impressed door and press the button that appears on its right hand side. Quindi, praticamente, dobbiamo, prima di... per procedere, dobbiamo fare una cosa qui con la porta e cose varie. Vediamo un attimo. No, qua non dobbiamo più aprire. Allora, la porta, vediamo un po'. Sarà da questa parte, presumo. Un ratto. Qua c'è qualcosa. Assign point to your perception stat to reveal traps and secrets. Ok, quindi la percezione ci aiuterà anche a fare questo. Oh mio Dio, abbiamo aperto una porta. Ok. You can look behind walls and pillars by holding the middle mouse button. Ah, ok, non lo sapevo. Middle mouse button. Non è vero. Non è vero, mai mentito. Ok, questa possiamo attaccarla e distruggerla. Perfetto. Molto bella comunque questo dungeon. Premete F5 per... ok, un quick save, buono a sapersi. C'è una torcia. Si può rimpicciolire un po' questa chat che mi dà parecchio fastidio. Vabbè. Oddio qua, attenzione. Fire can be removed by water. Use a water spell or destroy a water barrel. Ok, non abbiamo una water spell, o meglio, abbiamo qui la pergamena con rain, ma direi che non è il caso di sprecarla. Qua abbiamo un water barrel, però, che... non abbiamo abbastanza forza. Asuna, tu che sei forte. Tenta. Ce la fai a prenderlo? Un po' buggato il movimento, però. Perché non riusciamo... c'è il problema. Se lo rompo? Ok, abbiamo risolto. Abbiamo comunque risolto in qualche modo. Che bello, il nostro timer, andiamo avanti ancora un pelino, ragazzi. Anche perché comunque era la prima puntata, quindi ci voleva un po'. Senza ustionarti. Ok. Perché tipo sembra nebbia più che acqua. Ok, da che parte dovremmo andare? Di qua c'è un... perfetto, c'è... volevo prendere il grimaldello sopra. Ok, grimaldello acquisito. Non c'è niente, assolutamente nulla. Proseguiamo. Questa è... no, un semplice... oddio. Salve a tutti. Sono un vecchiaccio e sono stanco. Di qua non penso potremo passare. Oddio. Beh, non so, non voglio provarci, non so voi, ma qualcosa mi dice, conoscendo un po' questo gioco, che non è una buona idea passare di lì. Allora, vediamo se di qua c'è, esatto, qualche posto per proseguire. There's always a way to open locked doors. Ok, quindi sicuramente c'è qualcosa qua intorno che non notiamo. Tipo, vediamo se c'è qualche leva... qualche piedistallo, qualcosa del genere. Punterei a quelli. Anche se per ora non ho nessun indizio. Andiamo a vedere un attimo di qua. Vedo qualcosa di strano. Veleno. Trying using fire on poison surface and poison clouds. A fire spell or fire arrow will do the trick. Cos'è? Si incendia. Ce l'ho, una spell di fuoco ce l'ho questa.
Pronti, vediamo cosa succede. Non ne ho idea. Oh mio Dio, c'è proprio esplosione. Bellissima. Posso passare o c'è del fuoco? Ok, no. Abbiamo trovato una chest molto più bella delle altre, dove giustamente c'è la chiave che ci serviva. A posto. Torniamo indietro e apriamo la magica porta. Se questa, se questo, questo gioco vi piace, lo farei come serie per sostituire la mia defunta serie di Naruto, se siete d'accordo. Mi sembra abbastanza bello. Devo solo abituarmi, devo solo fissare un po' queste cose della telecamera che mi fanno impazzire, ma lo farò offline. Qua c'è dello schifo per terra. Cos'è sto schifo? Try placing an object over the pit to stop the surface or cloud from spreading. Ok, quindi dobbiamo coprire così. Kamehameha! LOL. Vediamo se riesco a... Boh. Ah, GG. Beh dai, c'ero quasi. In realtà non l'ho tappata, ma il gioco ha detto di sì. Altre frecce velenose, apprezzo. Quando avremo un arco saremo delle persone davvero strafelici, perché sono pieni già di frecce. Ma, cioè, davvero, guardate quanto è bello. Cioè, guardate proprio il livello del dettaglio. È proprio davvero, davvero ben fatto. Proprio la cura. Proprio bello, complimenti davvero. Ah sì, c'è qualcuno. Enter sneak mode by pressing C. Stay out the vision cones of those around. Ok, quindi c'è anche un po' di ste... What? No, 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 no. Fermi tutti, stoppate la serie. No, perché? Diventi... Stupendo. Anche te. Ok. Stupendo. Cioè, no, ma per piacere. To scout ahead, try igniting all the oil. Ah, ok, quindi ci invita comunque a usare l'ambiente. Questi sono già nell'olio. Che parlano. Guardate che simpatici. Ci arrivo? Oddio, ci arrivo. Pronti, ragazzi? Bam! GG. Ho abbastanza punti per chiamare. Perfetto. Mandiamo lui a combattere il ragno. Andiamo. Ma che figata. Ma che oddio, guardate com'è fatto bene. Fa schifo perché i ragni fanno schifo, ma guardate quanto è fatto bene. Stupendo. Se ci spostiamo un po' avanti e terminiamo il turno. Oddio, posso muovere il ragno. Mamma mia. Ma sì, fa niente. Il ragno si può anche bruciare. Oddio, se l'è mangiato. Mamma mia, che bello. Ragazzi, è stupendo. Spostati dal fuoco, grazie. Ok. Ci spostiamo qua. Questo è un mago, quindi probabilmente ci lancerà... No, non fa assolutamente nulla. Vediamo un po', li lanciamo... No, non vale la pena. Vai! Bam! Esploso. GG, sto ragno è stupendo. Oh mio Dio, me lo sto portando dietro. No! È morto! Stupendo, no, davvero, comunque... Complimenti per l'animazione che c'è per la Fireball Scroll, vabbè. Vediamo se ci sono oggetti da raccogliere. No. Allora, dove si va? Dove si va? Vorrei uscire da qua, così poi salviamo e interrompiamo. Qua c'è una pedana. Tizia. Allora, pressure plates can be activated by your own body weight or by an object of sufficient weight. They make a click sound when they are activated. Ok, quindi ci mettiamo sopra tipo questo. Mi hai aperto la porta?
Perfetto. Qua c'è qualcosa. C'è un po' di roba. Allora, c'è un intelligence potion. Se la faccio a prenderla. Poi c'è hammer. Sono cose che direi per ora possiamo lasciare stare. Non voglio riempirmi l'inventario di cose poi potenzialmente magari inutili. Exploration. You can split your party by dragging your character's top left portrait away from one another. Ah, ok. Perfetto. Però ragazzi, io direi che, dato che il dungeon comunque sembra avere ancora qualcosa a cui andare avanti, magari facciamo giusto questo punto e vediamo se troviamo l'uscita. Se no, proseguiamo la prossima volta, ecco. Ah, ok, qua c'è la pressure plate, vai. Ok. E l'altra pressure plate. Ah, ok. È il classico giochino del uno da una parte e una dall'altra, cose. Ok, adesso possiamo passare questo. Ok. E ora riuniamo. Ok. Bella anche questa cosa. Oh, cazzi. Ah no, un altro salvataggio. Ok, regroup your party, è quello che abbiamo appena spiegato. Ok, dato che c'era anche un altro salvataggio, quindi lo colgo come occasione per fermarci qua. Andremo avanti sicuramente settimana prossima, e se tutto va come programmato, quindi ogni settimana ci saranno due video di Final Fantasy 8 e boh, vediamo due video magari di Divinity più il gioco random. Gioco random che può essere League of Legends, qualsiasi altro gioco appena uscito. Adesso mi arriverà anche la key di Hero of the Storm. Insomma, vedremo. Vi invito a commentare, iscrivetevi al canale, datemi un feedback e niente, qui da Felice la rubrica Happy Gamer su everyeye.it è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!